E abbiamo parlato inizio trasmissione anche dei pentiti. Sempre secondo questa fonte dell'Istituto Superiore della Sanità, ci sono coloro che il 30% dei tatuati, dice questa fonte, soprattutto uomini, che chiedono che il tatuaggio invece venga rimosso. Alvaro Pacifici, buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei si trova a Perugia, è un chirurgo plastico e le vorremmo chiedere se le è successo di avere a che fare con pentiti dei tatuaggi che le chiedono di togliere questa forma d'arte dal loro corpo. Non dico tutti i giorni, ma molto spesso. Il motivo è perché la vita cambia, perché il tatuaggio ha perso colore per farne uno più bello, forse, o perché non piace più. Sarebbe da dare tanti consigli, specialmente, secondo me, a tutti i giovani, i quali non hanno ancora intrapreso una vita lavorativa e quindi ho sentito parlare di buon senso ed è, secondo me, la cosa migliore. Essere molto attenti a dove ci si tatua, quindi nelle parti coperte non è nessun preconcetto, mentre per quanto riguarda parti scoperte sarei molto molto attento. Ecco, Questo è il consiglio che si sente di dare ai giovani perché spesso poi arrivano da lei in vista del colloquio o avendo cambiato la fidanzata, il fidanzato di cui hanno tatuato le iniziali, dicendo per favore mi aiuti, è cambiata la vita. Ma come si fa a rimuovere un tatuaggio? Un'operazione dolorosa? allora, innanzitutto bisogna attenersi a uno studio dove ci siano dei medici professionali e specializzati nella rimozione dei tatuaggi, e in Italia ce ne sono, Cioè ci tra sono chirurghi medici plastici, medici estetici. specializzati in questo campo. Allora, innanzitutto medici che abbiano delle tecnologie specifiche, quindi dei laser più switchati, che sono dei laser specifici per togliere il tatuaggio, e quindi abbiano delle caratteristiche. Questi laser Q-switch sono laser particolari che emettono delle energie altissime in nanosecondi e quindi frantumano il colore, e il colore può essere eliminato attraverso le vie linfatiche ed ematiche e attraverso la cute. Però ecco, è importante affidarsi a gente che fa questo di professione e siano qualificati a farlo. Grazie, grazie al dottor Alvaro Pacifici per questo business tutto particolare della rimozione dei tatuaggi. Saranno belli da vedere, ci dice l'Economist, ma attenzione, non fanno trovare lavoro. Secondo uno studio presentato di recente a un'associazione sociologica britannica proprio sul tema dell'impiego, della società e della società che cambia. Questo studio condotto dal professor Andrew Timmin di una scuola di management all'Università St. Andrews in Scozia, dove in generale la società è molto aperta, ha preso in esame come sono stati considerati i tatuaggi dai responsabili del personale e delle assunzioni delle aziende. La cosa che più fa pensare di tutta questa questione dei tatuaggi è che una volta intervistato un candidato tatuato, l'unica percezione che è rimasta del candidato, cioè l'unica cosa di cui i reclutatori hanno parlato quando lui o lei se n'era andata, non erano le sue capacità, i suoi titoli, la sua esperienza più o meno acquisita sul campo, ma il tatuaggio che addirittura pervade completamente la mente dell'intervistatore. Vi è mai capitato? E voi come giudichereste qualcuno che ambisce a entrare nella vostra azienda e si presenta con dei tatuaggi? È veramente un elemento di discrimine o nemmeno lo notate? Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità.